in realtà sono amiche che vi vogliono solo per... Cerchi anche tu amiche per la lingua. Sono qui con Giagian Sassoli di Un Italiano in Giappone. Lui è uno scrittore di romanzi. Dovete sapere che è anche shintoista, tra le altre cose. Di cosa vogliamo parlare oggi in questo meraviglioso video? Degli spaghetti col ketchup in Giappone. Magari se vi può interessare ne parliamo un altro video. Quindi se volete questo video dovete fare una colletta e pagare a Seba un viaggio a Kyoto e facciamo tutto. Ma comunque volevamo parlare di amicizia in Giappone. Esatto. Tra l'altro questo è un argomento che ho già affrontato con Matcha Latte, però mi si è visto un occhio durante il video, quindi abbiamo riciclato l'argomento perché ho detto cavolo, non posso fare un video dove si vedono gli occhi. Si vedono gli occhi. Io sono cresciuto in una famiglia molto cattolica. A seguire delle regole, nelle regole c'è cioè, pudore. E niente, vogliamo parlare di amicizia. Cioè, ma vogliamo parlare innanzitutto d'amicizia con i giapponesi o con gli italiani? In generale, di amicizia in Giappone. Tutte perché comunque, appunto, io non faccio discriminazioni. Anche se la gente dopo ha visto un po' di video mail pensa che odia tutti gli stranieri in Giappone. No, non ne odio tutti. No, non tutti. 99,9 periodico per cento. Solo la parte che proprio non... Cioè, che non fa per me, ma... Però tra loro sono amici, quindi non è che si sentano soli, ecco. Tra loro sono amici, noi se non sono tornati a casa assieme. Esatto, infatti, perché no? No, perché in realtà questa è una cosa che non so se ti chiedono anche a te, perché anche lui comunque c'ha un blog seguitissimo e quindi gli chiedono un sacco di domande, immagino, simili a quelle che chiedono a me. Sì. Infatti, tra le domande, mi avete chiesto in mille come trovare lavoro e poi nessuno si è guardato il video. Quindi, se chiedete, ma poi andatevi a vedere il video. Boh. Trovo un lavoro in Giappone. E niente, in tantissimi mi hanno chiesto: ma è possibile avere degli amici giapponesi? Una domanda in realtà parte come un'affermazione. Vabbè. I giapponesi sono freddi, l'amicizia non esiste. Esatto. Questa non so se è una citazione di qualche youtuber che vive al nord italiano. Sono quelle cose che sì, non lo so come mai. Però devo dire che io da quando ho iniziato YouTube, ho iniziato a scrivere sui famigerati gruppi Facebook, io continuo a condividere, anche se so che ogni volta che condivido i dislike che c'ho sotto il video sono per... Infatti quando c'ho i video quelli delle vacanze, che non li condivido perché sono video su Bali, video su Phuket, cioè sulle varie vacanze che ho fatto, non li condivido nei gruppi Facebook, infatti non ho dislike. Quando condivido i video sul Giappone c'ho sempre quei 3-4 dislike. Questo perché Facebook è il male. No, non è il male, però devo dire che non lo so, su Facebook, in tanti gruppi Facebook proprio c'è gente che si lamenta del fatto che non è riuscita a integrarsi in Giappone. Neanche integrarsi, ma avere amici in Giappone. E poi non è che dice che non si è integrata, è che il Giappone non li ha accettati. No, che il Giappone non è che non ha accettato loro. Non accetta Non accetta nessuno che non sia giapponese. Noi siamo miracolati praticamente. Sì, ma noi saremo sempre per sempre gaijin. Gaijin o gaikokujin? No, gaikokujin è troppo elegante. No, non lo gaijin. So. Io tra l'altro ho fatto un video, anche questo non te l'ho detto, ho fatto il video gaijin e gaikokujin, la differenza. Ancora non è uscito perché devo dire che anche questa, infatti c'è un utente che è sempre lo stesso in realtà, che comunque mi segue, infatti mi fa piacere, però lo salutiamo. Ciao! Io spesso parlo di me stesso come, cioè, ma non faccio neanche distinzione, io mi sento io, anzi mi do sempre del voi, io mi sento voi, no, io mi onore sama. Cioè io parlo sempre di me al plurale e in giapponese sai che spesso anche parlo di me al plurale. Mi sembra oppure no. E non lo so, boh, è difficile, non è difficile. Secondo me, innanzitutto, tutte queste persone che dicono che non ci si può, che non si può avere amici in Giappone, quanti di questi sanno parlare giapponese? Ma anche sì, comunicabile. Secondo me già là ne perderemo l'80%. Sì, effettivamente se provi a fare amicizia con i giapponesi parlando in inglese, oddio, poi può essere che becchi quello che parla benissimo l'inglese nella serata. Però lì puoi avere un po' di sfortuna perché puoi trovare la... Magari parla bene inglese però è stronzo, tipo, Sì, no, più che altro che puoi trovare invece tutte quelle amicizie per la language, amiche per la lingua, che sembra molto bello detto così, però in realtà sono amiche che vi vogliono solo per... Cerchi anche tu amiche per la lingua? No, se cercate amiche sulla lingua, amiche, oh mio Dio. Allora, il mio italiano è peggiorato da quando sono entrato in questa stanza, ma oggi è scalato veramente uno dei monti più alti del Giappone, il monte Fu... No, il Monte Takao. Non lo sa neanche lui cosa scalare. No, per il Monte Takao. È la mancanza di ossigeno per me. Era per fare una battutona, non hai capito. Andiamo avanti. No, devo dire che da quando ho iniziato YouTube ho anche scoperto che non sono per niente divertente. No, non lo eri manco prima. Ma io mi sentivo sempre l'anima di ogni festa. Vabbè, invece... No, secondo me, innanzitutto se togli già tutti quelli che non parlano giapponese ne resta un 20%, di cui...
10. Non lo so, perché comunque tanta gente che viene in Giappone in realtà parte già odiando l'Italia. Cioè, non tutti, però c'è una gran parte che non sa perché. Partono perché dicono in Italia non mi ci trovo anche più amici bene, nostri, mi sono rotto le scarpe. Tipo che sei state maltrattate a scuola perché mi piacevano i manga, queste cose qua. Cioè, già se parti così, capito che parti un pochino depressino. Cioè, è difficile. Cioè, magari può succedere che magari vieni qua e trovi la Mecca e bom pam. Però solitamente io avevo tantissimi amici anche in Italia. Sempre stato l'anime delle feste e non ero neanche divertente, quindi pensate, ragazzi, capite, se c'è opportunità per me di avere amici, c'è chance per tutti. Allora, quello che avevo notato, vabbè, io partendo da Osaka forse sono stato facilitato nella cosa, perché Osaka sono tutti tipo veramente squilibrati, quindi entri in un pub 5 minuti, parte Rio de Janeiro. Però tipo quello che notavo era che quando tentavo di parlare all'inizio, anche che riuscivo a dire veramente quattro frasi, sushi, sashimi, samurai, però le dicevi nel contesto più o meno che sono parole, non sono frasi, non sono... io correggo uno scrittore. No, le dicevo tutte assieme e mi diventavano una frase. Ah, ok, ah, è vero, sì. Comunque tentavano subito di rispondere. Se invece mi partivo magari direttamente già in inglese, perché che ne so. Perché sapevi l'inglese. Mai fatto, non sapevo l'inglese. Ma che è sta cosa degli italiani che vengono in Giappone e non sei l'unico che non parla l'inglese? Cioè, che a scuola ho fatto francese. Che intanto non so la parlare. La scuola, no? Quel video che era Ravenna. Ah, sì. In quella sì, scuola. Sì, sì. Allora, io avevo fatto un video dissing, che non ne faccio mai video dissing, eppure... Mai. No, non ne faccio tanti, ne faccio... Foto di Logan Paul. No, vabbè, giochi facili, ma io non l'ho fatto per fare dissing a Logan Paul. Matte bis. Vabbè, ma fanculo. Vabbè, Lara, anche lì era una giustizia. Gli stranieri. Vabbè, ma quello è in generale, basta. Famiglia soricata. No, ma questi non sono dissing, questi è perché, scusa, è anche un po' per pulire il nome. Perché io comunque alla fine, se tutti ne parlano male, tutti si comportano male, chi parla bene non ha iscritti. È vero, no, però capito, bisogna un po' compensare. Io faccio il combattente che veste la marinara. Marinaretta. Sì. Come Paperino. Io mi ispiravo più a Sailor Moon. Comunque, tanti italiani non parlano inglese. Non mi è mai servito, non l'ho mai imparato. Ma invece guarda che parlare inglese serve. Sì, no, indubbiamente, non in Giappone però. No, in Giappone no, in Giappone anche se non parlate inglese parlate giapponese perfettamente. Ma anche in Corea se non parlate inglese ma parlate coreano completamente. E anche in molti paesi, se parlate la lingua latina, anche in Italia paradossalmente. Non lo so, in Italia non ne so. No, in Italia non lo so, boh. In Italia puoi parlare un po' così, quello che vuoi. Un po' pirata, un po' signore. E quindi sì, provi a parlare un po' in giapponese, ma anche giusto comunicare, dai, riesci a fare qualcosa. Hai un topic interessante, non gli rompi le scatole, e bene o male, almeno io sono riuscito a fare amicizia prima con tutti, poi è ovvio, c'è l'amicizia da bevuta, quella che quando ci incontriamo al pub allora siamo amici, se no chi si caga. Esatto. E poi ci sono invece amicizie che mi sono portato dietro, ci sentiamo, ci incontriamo, mi hanno aiutato tantissimo, cioè ti dico addirittura un ragazzo che lavorava al Combini, che è stato il mio primo amico. Ciao Tezzuro. In che combini lavorava? Family Mart di Nakatsuo. Ci ricordiamo lo slogan del Family Mart. Hanno dato combini Family Mart, che vuol dire insieme a te siamo una famiglia unica. E vedete, la sua storia è proprio strappalacrime. Proprio lui è diventato una famiglia con Tezzuro che lavora. E lavora ancora? No, ora no, no. Ha fatto carriera, adesso lavora a Family Mart. Grande cosa. E comunque lui addirittura si è preso un giorno di ferie, che per un giapponese prendersi un giorno di ferie tipo boom, fuochi d'artificio, per aiutarmi a andare alle poste che dovevo raccattare una raccomandata, tipo una bolletta, non mi ricordo cosa dovevo prendere, non ci capivo niente, beh, io vedo sto foglietto con scritto, dico che è sta roba, e mi ha accompagnato, mi è stato dietro, mi ha sempre aiutato davvero tantissimo, e con lui parlavamo del più e del meno, cioè alla fine era Combini sotto casa mia, io andavo ciao, mamma mia, ho un'amica che il tipo, il commesso, ci ha provato con lei, l'ha dato il suo numero sul conto, cioè sullo scontrino. Geniale. E lì ha detto, oh mio Dio. Lei poi si è confusa e ha chiamato invece il negozio. No, vabbè, non è nata la storia d'amore che magari sperava in lui, però una botta e via, sì, forse sperava in quello. No, scherzo, non è neanche successo quello. Ciao Jenny. Ciao tipo del combini. Ciao tipo del combini. Non lo so, non mi ricordiamo il nome. È sempre Tezzuro. Ciao Tezzuro. Ciao Tezzuro. E no, e che cosa è che è successo? Tra l'altro Tezzuro c'è anche nel mio romanzo Amagasaka. Esatto, sì, e fa anche lì il
lavora in un piccolo... E lavora anche lì in un combini, o meglio lavora... Vabbè, ve lo dovete leggere. Vabbè, infatti, leggetevi il suo libro. No, vabbè, comunque, in ogni caso, secondo me l'amicizia è possibile con i giapponesi se si parla la lingua e se soprattutto trovare un punto d'incontro. Questo è importante, perché comunque siete in un paese straniero, quindi è normale che un pochino bisogna adattarsi. Non è che potete pretendere... Per esempio, in Italia, se uno si presenta un quarto d'ora più tardi a un appuntamento, non è che succede il finimondo, neanche in Giappone. Però... tra le due, nel senso, in Giappone è proprio visto malino. Sì, cioè in Italia magari qualcuno si incazza e ti fa una scenata e via. In Giappone è tipo l'ultima volta che lo vedi, probabilmente. Sì, cioè ovviamente dipende, se magari siete amici da una vita, non è che sei... però se la... Ma se arrivi colando sangue da tutte le parti... Questo video è indirizzato a un audience che non ha ancora amici giapponesi e che non sa come farle, quindi secondo me ai primi tempi devi essere... uno di cui una persona vuole essere amico, ma un po' come in tutte le amicizie, nel senso, se già ti presenti come stronzo, io non solitamente non voglio essere tuo amico. Comunque non dico allegro, ma quantomeno comunque una presenza piacevole. Sì. Cioè se arrivi e ti comincia a dire le sciagure, disgrazie, esatto. Ma ieri hai visto quel tipo ha scannato, l'ha messo nel frigo, cioè, sì, grazie, ciao. Cioè nel senso, non iniziate magari, se è la prima volta che vi vedete, non è che iniziate parlando male di altra gente, questo o in del generale. Giappone, che anche o del Giappone. Che anche peggio, o lo fanno loro. Intanto c'è dei giapponesi che si lamentano del Giappone. Sì, ma anche io ne parlo dei problemi del Giappone. Però sono amici. Però che... sono già entrati in confidenza. Esatto, non è che come prima volta dite cose belle del Giappone o fate dei complimenti perché. Oppure siate naturali, insomma, cose normali. Sì, ma infatti, cioè, alla fine non è che sia tanto diverso che in Italia l'amicizia come funziona. È solo la cosa più diversa, secondo me, tra le due è la lingua è diversa. La lingua è diversa e più che altro gli orari. Nel senso che in Italia un amico, bene o male, è facile che in una settimana lo si veda 3-4 volte. Ah, è vero, sì, è vero. In Giappone c'hanno da fare e quindi è facile anche che lo vedi una volta al mese, una volta a due mesi. Sì. È una cosa normale, specialmente se vanno a scuola, magari se fanno l'università. Sotto esami, ci può essere tante cose. Però cioè non è che se non lo vedi non è più tuo amico. No, anche perché di solito ti contattano. Sì, cioè, ogni tanto anche se non possono vederti, ti chiedono di vedersi e poi dicono guarda proprio non posso. Esatto. Ma quello non è un modo per dire ma che stronzo mi ha tirato bidone, è un modo perché non posso vederti però cerco, faccio finta di... Anche perché loro non hanno il nostro tipo ciao come stai, che noi in italiano butti anche un ciao come stai, ah io bene, tu io bene, fine. Era giusto per sapere. Sì, però non si usa molto Genki. No, così no. Giusto tanto così. Per. Beh, io però di solito nel senso non è che lo dici e finisce lì. Di solito hai stai lì e poi ci siamo visto da un po' di tempo. E poi sì. Allora, per chi mi hai contattato, cos'è il motivo di questo online? Non fate mai battute perché o sono le mie, sono pessime. Però devo dire che io il mio umorismo in giapponesi non lo capiscono molto spesso. E ormai adesso non lo capivano. Adesso il mio umorismo è diventato completamente giapponese. E faccio YouTube in italiano, è per quello che voi non capite. L'umorismo giapponese di sé. No, però è vero che il mio umorismo molto spesso è diventato quasi giapponese. Abbiamo un umorismo in italiano e in giapponese molto diverso. Anch'io facevo tipo battute sulle parole. Sì. E loro mi guardavano tipo. Cioè, al massimo, se proprio ne fai uno che ti sembra, vabbè, deve essere proprio divertentissimo, al massimo ti dicono, ah, gioco dei vecchi. Sì, è vero, me lo quello dice sempre. Quello me lo dicono, sempre. E dico, vabbè, a me sembrava una cosa divertente, adesso non ne voglio dire altri, però, che ne so, nave mashou, facciamo la nave, sai, nave mashou. E ti dicono queste sono battute da vecchio. De merda proprio. Sì, che sarebbe la versione. Però vi dico, è più apprezzato una battuta da vecchio che una battuta italiana che non capiscono. Per esempio, questa è una battuta pessima. Guarda come costa poco questa banana. Ah, verrà da Fukushima. Ti tuffi, ne esci con tre braccia. Sì, queste sono tipiche battute che ho sentito fare da italiani riguardo a Fukushima. Se vai da un giapponese e fai sta bella battuta, no, quello magari tipo ha perso casa, famiglia, cane, canarino. No. Durante lo tsunami non la piglia proprio bene. No, anche perché comunque, per esempio, anche Sadakatsu, per dire la mia amica, la sua famiglia è di Iwate-ken. E quindi hanno proprio perso la casa, quindi bisogna avere un po' di tatto. Sì, lei e specie se siete magari a una cena con più persone, probabilmente qualcuno che è stato comunque toccato da questo tsunami, non direttamente ma magari amici o qualcosa, c'è, quindi evitiamo. Tipo la scena che ricordo benissimo, c'era questo americano che era pesantemente contro le centrali nucleari. Ci sta, ognuno ha le sue idee, va bene. E una volta si parlava con i giapponesi, lui attaccava una filippica su ma perché tenete le centrali nucleari, il nucleare è il male, bla 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 bla. E morale della favola, non
ha fatto neanche un amico perché gli appesava proprio addosso. Come dici? No, ma lo so, perché comunque cioè, se c'è una cosa che ti dà fastidio, non è detto che a tutti interessa cosa ti dà fastidio. Sì. Cioè, nel senso, ti dà fastidio, vabbè, parliamo d'altro. Non è che penso che, per esempio, io e lui non è che abbiamo parlato poi tanto delle centrali nucleari. Forse mai. E poi magari tipo dicono: ah no, ma perché i giapponesi non vogliono affrontare i discorsi seri, quella. In realtà, cioè, io me lo immagino anche un po' sensata la cosa. Nel senso, se io lavoro dalle 5 del mattino alle 11 di sera, sono stanco duro, mi sono fatto proprio il mazzo, quella, arrivo finalmente a pub, mi siedo, mi rilasso, mi bevo una birra, mi si appiccia lo straniero che parla magari anche male il giapponese e comincia a attaccarmi una pezza su perché in Giappone ci sono le centrali nucleari, quella. Cioè, credo che questo si alza e se ne va al più possibile, ce lo farei anche. E non voler affrontare il discorso. Però devo dire una cosa, che in Italia, però, io non lo so se, non lo so, io quando mi siedo in treno sulle frecce, sempre c'ho una signora o un signore che inizia a lamentarsi delle tasse o qualcosa in Italia, proprio sempre. In Giappone il massimo che mi dicono è: da dove vieni? E comunque non è vero che non ti parlano, non è che ti parlano sulla JR, che è come andare in metro, però se tipo sei sullo Shinkansen e magari c'hai il vicino, magari sta andando in aeroporto, ti chiedono: ah, dove stai andando? Di dove sei? In Italia, se sto andando anche sul Malpensa per andare in aeroporto, gente che mi si lamenta del lavoro, del Papa, che hanno aperto il McDonald's, la città del Vaticano, una cosa che dico: sì, ok. È un diverso modo di affrontare le cose. In realtà non è che sto dicendo che sia più bello in Italia. A me, io adoro lamentarmi delle cose. Però, se mi devo lamentare delle cose, chiamo mio amico Sassori, chiamo Mary di Wild at Earth, chiamo Sabrina di Giappone a quattro mani, chiamo i miei amici veri che non conoscete. Insomma, per lamentarsi e rompere le scatole chiamano italiani. E invece quando devo fare un bel discorso si parla con il giapponese. Esatto. Poi si lamenta che non ha amici italiani. È che abbiamo detto tutto. Ma sì, non abbiamo detto niente. Perché non c'è niente da dire? Fare amicizia in giapponese devi essere una bella persona, una brava persona, tranquillo. Giapponesi e italiani sono molto più simili di quando si pensa. E per concludere, chi mi ha scritto su Facebook è: tu non hai realmente amici giapponesi. Allora, non so se questo può essere paragonato come amicizia in Giappone, però io comunque ho amici che comunque mi hanno ospitato in casa quando ho avuto problemi con la vicina un paio di settimane fa, che questo altro video, però ho avuto dei problemi proprio. Un video horror. Anche la polizia, perché proprio c'avevo una stalker, non una stalker che mi seguiva dai social, perché sarebbe stato un po' flare, proprio una stalker fisica, una vera follower, ma istantanea, proprio sempre. E oppure, non lo so, ho il conto in banca di un mio amico giapponese che adesso lavora nel sud dell'Asia, c'ho proprio tutte le carte, perché ogni tanto magari devo pagare le tasse, certo, o gli devo pagare la pensione, c'ho tutto. Però nel senso, cioè, se proprio non si fidassero di me, non credo che mi darebbero queste cose. Tutti mi sono venuti a trovare nel mio paese natale, quasi tutti, anche questo dicembre viene sia stata Katsu, forse anche Kumiko. Quindi nel senso, io, cioè, ma c'ho tanti, anche adesso che sono andato a Phuket sono andato con quattro amici giapponesi, perché tanti miei amici italiani non ne ho tanti, però quei due tre che sento, in realtà ce n'ho uno e mio fratello altri, esatto. Però mi dicono che i giapponesi non ti invitano a cena, i giapponesi non si va mai in vacanza. Io, madonna, vuol dire... Allora, se chi mi segue su Instagram, cioè, sa quanto vado in vacanza. Vado sempre in vacanza con giapponesi, quindi non... No. Ma te pensa anche una stupidata, proprio una banalata. Io gioco sempre alla PS Vita, qualcuno che mi segue già lo so. Io giocavo alla PS Vita online e gioco spesso con determinati giocatori, finisci per fare gruppetto. Uno di sti ragazzi è venuto a trovarmi a Kyoto. Vedi? Da... dov'è che stava? Tipo vicino a Nagoya, mi pare. Non è lontanissimo, però è bello che sia venuto. Alla fine, se non c'è l'amicizia in Giappone, che è venuto a fare? Ma infatti, cioè, e poi comunque come potrebbe andare avanti un paese se non ci fosse amicizia? Grazie Sassori per essere stato qui con noi a casa mia, nella tua umile dimora. Umilissimo. E confortevole. Sì, comunque potrebbe resistere anche a un tornado. Quindi, trailer di tornado. Waking up as the sun goes down, meeting up with some boys in town, we're on our way. Vabbè, quindi questo è quello che pensiamo noi sull'amicizia. Noi, avendo tanti amici giapponesi e abbiamo vissuto così la nostra vita in Giappone, imparate il giapponese, siate carini, puliti, educati e sono sicuro che troverete amici altrettanto. Ciao. Alla prossima.
Ciao ciao, iscrivetevi al suo Instagram e anche al mio di Instagram, che ce n'ho due. E c'è uno dove fa vedere solo la mano. Hai visto quanti gruppi Facebook? Quanto vi adoro che vi fate tutti questi gruppi. È vero, anche su Instagram c'è un botto di Seba. No, tipo i capelli di Seba, Seba's hair, Seba is life, gli abs di Seba. La mano di Seba, che farà i video in coppia con mano della famiglia Adams. Ma sarebbe la fine. Bene, alla prossima, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.